Buongiorno amiche mie, eccolo l'effetto di capello a onde senza calore, vale a dire cinta di accappatoio. Me l'avete chiesto in tantissime, era un metodo che ho sperimentato qualche sera fa e l'ha visto chi segue le storie, ma che mi ha veramente stupita perché con la cinta dell'accappatoio io ho ottenuto questo che l'altra volta mi è durato 3 giorni e di norma sarebbe meglio farlo di notte quando andate a dormire perché vi rimane tutto il tempo. Ma calcolate che questi li ho montati alle 10 di stamattina e li ho tolti alle 3. Il risultato è venuto molto bello anche con 5 ore di posa. Vi lascio il tutorial, provate davvero perché questa la potete provare tutti, fatemi sapere, mettetemi le foto e fatemi sapere com'è venuto. Ciao amiche mie. Capelli inumiditi. Avevo registrato prima il tutorial di Kiko, si vede. E cosa faccio? Li pettino. Allora, io prima di asciugarli, ma per default, io metto questa che è una spuma ristrutturante. Guarda, mi sto trovando benissimo. Una quantità di questo tipo, se dovesse piacervi, ve la metto sotto nel link. La metto sulle lunghezze, su tutto quanto lo stelo. Non ingrassa, non appesantisce e diciamo chiude la scuma del capello e lo rende più sano proprio. Devo dirvi che insieme ai prodotti che per il lavaggio, questo anche mi sta aiutando tanto. E a questo punto asciugo. Diciamo che arrivo a questo livello di asciugatura, mi ripettino un po' il capello, guardate già quanto è più sano, ripeto, io con questi shampoo e cioè con questa beauty routine del capello mi sto trovando veramente veramente bene. Sono leggerissimamente umidi come vedete. E cosa andiamo a fare? Lo so, la cosa migliore sarebbe andarci a dormire, cioè questa cosa, come ho fatto la volta precedente, è carina farla la sera, di modo che la mattina andate rapide con la piega già fatta, come mi sono trovata l'altra volta io in maniera inaspettata. Ma come posso registrare io questa cosa la sera e la mattina farvi vedere l'effetto con i bimbi? Quindi la sto facendo adesso che è mattina, tengo il più possibile e tra qualche ora vediamo l'effetto. Allora, vi poggiate la cinta dell'accappatoio qui. Questo è di Ascanio, gentilmente prestato. Fatelo con quello che volete. C'è chi lo fa anche con i foulard. Se avete qualcosa, insomma, di lungo e morbido. Ovviamente stabilite prima la riga del vostro capello. Dopodiché prendete delle piccole sezioni in questo modo. Alzate la cinta dell'accappatoio e fate un giro sotto. Semplice e facile. Aggiungo un altro pezzo e lo unisco al ciuffo che mi avanzava di questa ciocca e do un ulteriore giro. È tutto così, è facile facile. Prendo un altro pezzo, stesso identico discorso. Quello che dovete cercare di fare però è di rimanere accostate alla cute, nel senso quando fate questo giro andate in questo verso, di modo che il capello intanto si arriccerà da più vicino e poi è molto più stabile. Non devono essere necessariamente delle ciocche piccole, quindi come vedete io prendo anche delle ciocche grandi, ma continuate ad attorcigliare intorno al cordone dell'accappatoio. Quelli da qua dietro me li mando in avanti, è come se io idealmente dividessi dietro al centro, butto di qua e butto di là e faccio entrare questi tutti da questo lato e questi tutti da quest'altro lato. Proseguo, giro, prendo l'ultimo pezzo e vado ad attorcigliare. Quando arrivate qui sotto, prendete un elastico, io quelli che ho trovato sono questi, potete fare con gli elastici piccoli, quelli grandi, cercate però di arrivare fino alla punta e chiudete in questo modo. Passiamo da quest'altra parte, ritirate giù se si alzano dei peletti e da qua sopra stesso identico discorso, quindi prendo questa ciocca e la passo sopra alla cinta. Aggiungo un altro pezzo, se la frangia è corta cercate di prenderla tutta insieme, se no vi rimane fuori e vado sopra. Quindi come gestualità in realtà è molto molto semplice. Devo dirvi che avevo le mie remore nel dormirci, cioè pensavo sarebbe stato molto scomodo, ma in realtà essendo una cinta da accappatoio non ho avuto questo granché di problemi. La paura era quella che i capelli uscissero fuori, ma se tirati bene in questo modo non si è mosso nulla. Poi, essendo una piega molto morbida e delicata, in realtà, anche se dovesse uscire qualche ciuffo che rimane leggermente più liscio, non si nota.
Devo dirvi che a livello di tenuta mi ha retto 3 giorni, proprio perché essendo un'asciugatura che viene fatta da capello umido, se il capello appunto si asciuga in forma, vi rimane per tanto tanto tempo. E io sono una che col capello sottile la piega non riesce a tenerla più di un tot. Riarrivo qui sotto, altro elastico e chiudo. Come fate la parte terminale per non rimanere Heidi in questo modo e dormire tranquille? Allora, mi ruoto, prendo questi due e vado semplicemente a fare un nodo doppio. Quindi così, un po', come definireste? Un po' tirolese, un po' cosa nella prateria. Comunque, io rimango così, ci vediamo tra qualche ora, sperando che la luce non vada via del tutto, quindi finché ho luce li tengo su e vediamo l'effetto dopo. Eccoci qua, il sole sta andando via, quindi io direi che è il caso di smontare quello che ho. E mi vado a slacciare le mie due bellissime codine. Andiamo a togliere piano piano l'elastico. Ora, io lo ripeto, questa cosa sarebbe ovviamente carina e più comoda da fare la notte mentre dormite. Io ve l'ho fatto in questo modo perché con i bambini sarebbe stato impossibile registrare la mattina durante la preparazione pre-scuola. Quindi voi se lo fate la notte, la mattina vi svegliate già con la piega fatta. Vado a togliere da qui, da questa parte e da questa. Cercate di farli scivolare piano piano, questo è molto molto semplice e neanche si impicciano. Allora, gli diamo una movimentata. Tenete conto che l'ho montata alle 10, sono le 3 perché devo andare a prendere i bambini. 5 ore tenuti e l'effetto, come vedete, è molto molto carino. Quindi ora prendete le vostre cinte di accappatoi e provate. Devo dire che veramente io ero scettica, ma mi ha veramente veramente stupito questo metodo. Va bene, sono pronta per andare a prendere i bambini. Buona giornata, ciao amiche mie.